Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Still There, un gioco che, come potete vedere dai riconoscimenti dei credits, è stato sviluppato da italiani, quindi il gioco è completamente in italiano, cosa che ultimamente non è sempre scontata, ed è un gioco veramente, veramente carino. Non continuo la mia partita, però voglio farvi vedere l'inizio, perché a parte il fatto che è disegnato molto bene, ma è una sorta di avventura grafica con puzzle vari, una storia, la possibilità di avere del tempo libero, perché noi saremo dei dipendenti spaziali, insomma, che dovremo fare i nostri compiti, i nostri task, siamo pagati facendo i nostri compiti, e però avremo anche del tempo libero per noi. Svegliate Carla, apri gli occhi. Perché non mi lasci dormire? Annie è la moglie. Sai benissimo che non è vero. Tu continui inesorabilmente a dormire. Dove esce Carla? Dov'è nostra figlia? E io gli dico, a casa. A casa? No, non è vero. Hai lasciato la porta della terrazza aperta, Carla, e ora la casa è vuota. Ora lei non sarà mai più a casa. Io non... Un tempo ti amavo, Carla, ma non puoi restare qui per sempre. Devi svegliarti. Non dire così, ti prego. Voglio solo restare un altro po'. Il tempo è come il mare. Il tuo passato è un vortice che non ti lascia andare. L'unica via d'uscita è sul fondo. Per riuscire a liberarti devi prima lasciarti ingoiare. Invece stai nuotando verso la superficie in preda al panico. È per questo che sei ancora lì, dopo tutti questi anni. Questo è presumibilmente un sogno. Non è vero, sono esattamente dove dovrei essere. Allora lascia che te lo chieda ancora. Come stai? E io non posso rispondere non sto bene, ma devo rispondere per forza sto bene, quindi si presume sia un sogno. Svegliati, è pronto il caffè. E ci svegliamo e iniziamo la nostra giornata lavorativa. Capirete quanto è eccezionale questo gioco quando vedrete le prime features che vi farò vedere ora. E il gioco mi è piaciuto molto, il gioco non so dirvi quanto costa, perché lo sto giocando prima dell'uscita, il giorno prima è uscito ormai, il 20 di novembre. Io lo sto poi giocando il 19, purtroppo non ho potuto fare altrimenti, non ho potuto giocarlo dopo perché ho un sacco di roba da registrare e soprattutto pochissimo tempo tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, quindi ho dovuto fare un lavoro di... Vabbè, intanto c'è una sveglia che suona, la spengo, va meglio, una stazione spaziale, incluso una sveglia spacca cervello, ok. Abbiamo la foto. Annie esce, la mia famiglia. Se solo potessi tornare indietro nel tempo e tornare in quel periodo meraviglioso. Va bene, dai, mettiamola via. Esce, fare qualunque cosa per rivedere quel sorriso. È tempo di rimboccarsi le maniche, si va a lavorare. Il gioco ci sta suggerendo che col mouse e tasto destro premuto andiamo a vedere le altre stanze. C'è il bagno. Ovviamente qua prendiamo un gessetto, possiamo scegliere se, come le vecchie avventure grafiche, se aveva una descrizione dell'oggetto. Quando all'elementare un bambino gli ha lanciato un gessetto in bocca, si è sciolto immediatamente e ha schiumato, insomma. E oltre che ha rischiato di morire. Niente, facciamo un altro segno di tutti i giorni passati, di tutte le settimane passate su questa stazione. Siamo su Still There, ragazzi. Andiamo avanti e secondo me rimarrete stupiti un po' come lo sono rimasto io, quindi continuate a seguire il video. Allora, praticamente c'è un'intelligenza artificiale che ora ci avvertirà, ci saluterà. Sei in ritardo, Carl. 47 secondi, quasi un minuto intero. Una multa appropriata sarà dedotta dal tuo salario. Stai zitto, Gorky. Gorky è questa IA che ci aiuta. La giornata lavorativa è ufficialmente cominciata alle 6:32. Seleziona il menu dei task giornalieri. Ok, e ci dice che andando a selezionare... Ah, lui è un amichevole supervisore. Noi siamo pagati per task. Vabbè. Selezioniamo il task giornaliero, dobbiamo usare il pennello di controllo per eseguire un controllo di manutenzione ordinaria. Ok, lui mi aiuterà perché oggi è un anniversario che siamo sulla Bento, qui sia una stazione spaziale o un'astronave, lo scopriremo in futuro probabilmente. Spostati il controllo dalla tua sinistra, ok, ci spostiamo di qua, ecco, e qua c'è il pannello di controllo. Allora, qua lui continua, dato che non l'abbiamo più a portata di mano, ci comunica col nostro altoparlantino
Dobbiamo avviare i test di manutenzione ordinaria premendo l'interruttore dell'ossigeno sul pannello control 1, che il pannello control 1 è questo, quindi andiamo a fare un check. Mi ricorda molto Reentry Orbital Simulator. Ok, stiamo testando i livelli di ossigeno ed è tutto ok, concentrazione di ossigeno ok, sia il prelievo di acqua dei serbatoi criogenici che i processi elettrolitici stanno funzionando correttamente. Ora proviamo la CO2, l'anidride carbonica, facciamo il check. Vediamo se è tutto a posto. Ok, tutto a posto. Ora andiamo a testare l'acqua. E vediamo se è tutto a posto. No, ciclo negativo. Di nuovo. Così pare. Possibile che i sensori siano sporchi? Fammi controllare. Vediamo cosa ci dice. Il problema sembra essere dovuto allo sfasamento del circuito di controllo rispetto al getto dell'acqua. Dovremmo fare una calibrazione manuale. Ah, che gioia! Prendiamo una scheda di debug, quindi dobbiamo andare, se non sbaglio, qui. Mi ha detto la scheda blu, quindi la scheda blu è questa. Infatti possiamo andare plug and play. Prendiamo la scheda. A questo punto vedete che si apre il nostro inventario. Questo è l'inventario. Qui invece è la possibilità di passare da una stanza all'altra. Qua invece i soldi guadagnati fino a questo momento. Ora la scheda dovremmo inserirla, quindi la seleziono, non faccio posa perché posa me la rimette nell'altro posto. Guardate anche qua, chissà che cosa si potrà fare qua. La prendo, la uso, la inserisco. No, 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 ho sbagliato, devo inserirla qua. Scusate, tac, qua. Ora dovresti poter usare i pannelli CTRL 9 e CHECK 2 per la calibrazione manuale. Ok, dobbiamo trovare la combinazione esatta perché tutto sia acceso. Quindi in questo caso andiamo a vedere se riusciamo a dare un po' di stabilità al sistema. Vedete che no. Ok, vediamo se troviamo il modo di avviare tutte e sei le luci rimanenti. Ok, le abbiamo spente tutte però, che è già una buona cosa. No, te, no, no, boh. Mannaggia. Dobbiamo continuare a testare, perché l'ho già provato sto giochino ed ero riuscito prima di adesso. Vedete che sembra, se è un po' il principio del cubo di Rubik alla fine, quindi vediamo. Allora, ok, qua è spento tutto. Ok, abbiamo guadagnato 150 dollari. Una scimmia mai stata non avrebbe potuto fare di meglio. Sei particolarmente insopportabile di mattina, ne sei consapevole? E lui ci risponde: pensavo di essere particolarmente insopportabile durante tutta la giornata, dovrei impegnarmi di più. Ora goditi una pausa, magari dovresti mangiare qualcosa. Perfetto, allora adesso andiamo a vedere come funziona il mangiare. Il mangiare è qui, lo scopriamo man mano. Si prende la ciotola, si prende il cibo. Il cibo ovviamente non possiamo metterlo all'interno perché dobbiamo riempire d'acqua, quindi andiamo, dovrebbe essere in bagno, riempiamo il lavandino. Lo riempiamo riempiamo d'acqua la pentola, prendiamo questo, la utilizziamo, la mettiamo dentro qui. A questo punto mettiamo il microonde e accendiamo il microonde. Ok, adesso sta andando, quindi dovrebbe essere pronto e la usiamo. Chomp chomp chomp, abbiamo mangiato, lascio tutto, poi richiudo. Carla aspetta, che cosa dice? Sì. È arrivata una nuova capsula di rifornimento, qualcosa di diverso dal solito, però ha un momento angolare troppo elevato. La prima volta che succede, cosa devo fare? Usiamo il braccio robotico. Usiamo, ok, dov'è che è? Il braccio robotico è qui. Vedete che sta arrivando, ma non siamo coordinati, quindi possiamo con questo tasto andare a controllare un tipo di movimento diverso. Quindi in questo caso possiamo magari farlo combaciare. Vedete che possiamo muovere in diversi modi. Possiamo andare a far combaciare questo e magari cambiamo adesso il controllo, si va a muovere, magari riusciamo ad agganciarlo quando è orientato giusto, così siamo orientati giusti, perfetto. Quindi forse adesso riusciamo a muoverci, ok, siamo coordinati giusti. Sì, sta combaciando abbastanza, quindi probabilmente adesso dovremmo andare a prendere questa
e farla unire. Ok, e siamo riusciti ad agganciare la capsula. Quindi adesso il gioco ci dice che abbiamo scaricato una capsula all'interno della nostra navicella. Infatti qua vedete che c'è tutto il reparto per uscire, quindi la depressurizzazione. Qua dice che non, nessuno si sa a cosa serve, ma fa scena. E troviamo questa capsula in cui all'interno troviamo del caffè e una moka. Quindi tecnicamente dovremmo riempire la moka di caffè. No, dobbiamo attivare l'acqua. Ah già. Dobbiamo produrre, riciclare l'urina per fare l'acqua, quindi... Ah, non mi sento più come un pallone, perfetto. Ora è anche buona educazione, dice tirare l'acqua. Tiriamo l'acqua. Ok, ora apriamo... No, attiviamo il riciclaggio. Ora abbiamo il sacchetto di acqua riciclata, lo prendiamo e lo andiamo in cucina a mettere in questo smaltitore, insomma, chiamiamolo così. E poi premiamo il pulsantino. L'acqua viene tecnicamente riciclata, quindi dovremmo avere dell'acqua, infatti è già scesa. Riempiamo la moka, mettiamo il caffè nella moka e a questo punto andiamo a mettere la moka sopra il... Anzi, vorrei capire prima qual è il fuoco. No, questo? No, questo. Questo qua piccolino, ok. Allora, prendiamo la moka, la mettiamo qui, accendiamo... No, no, non va lì? No, mi sa che la moka non va neanche... di qua, ma va solo qua al centro. Ok, no, no, e accendiamo questo. Vedete che adesso inizia a scaldarsi, ci metterà un attimino. Intanto possiamo darci un'occhiata. Un poster di Flash Bourbon, la vendicatrice spaziale. Il gioco è ricco di cose da vedere, da melma verde senza etichetta, così che gli astronauti non possono inorridire leggendo che roba è. Si può anche prendere? Sì, si può prendere. Poi ovviamente vedete che appena lo appoggio lo va a rimettere lì dove era. Ci sono un sacco di cose. Sarà da vedere la longevità del gioco, questo, su questo delle domande, insomma, non lo so. Spegniamo. Si può spegnere sia da qui che spegnendo qua. Ok, abbiamo il coffee che mettiamo in tasca e andiamo, mi pare di aver visto la tazza, era qui infatti, I love dead, la usiamo, la versiamo lì e poi ci beviamo il caffè uccio, glu glu glu. Ok, ben bevuto il caffè. A questo punto dobbiamo trovare le coordinate della stella irradiante più di una specifica costellazione. Usa il periscopio per trovare la stella irradiante nella costellazione Hippocampus. Scrivi, invia le coordinate a... Sì. Indicando posizioni XY. Vabbè, ma non mi aiuti? Allora, trova le coordinate della stella più irradiante. Qui è nuovo anche per me, perché non... diciamo che mi ha ottenuto il bello per dopo. Allora, diceva di... c'è anche il manuale tecnico, tra l'altro, che possiamo andare a vedere. Tutto in italiano, addirittura anche il manuale, quindi si può andare a leggere, sincronizzazione alla portante, insomma ci sono un sacco di cose da fare. Allora, usa il periscopio, ma il periscopio ando cavolo, eh? Eccolo qui. Lo abbassiamo, questo qua lo possiamo muovere così, c'è dentro anche un hard disk. Che cos'è? Hard disk è il periscopio, va bene. Usa il periscopio per trovare, scrivi e invia le coordinate. Vabbè. Il periscopio è spento, sì, ok, lo accendiamo e diamo un'occhiata. Allora, qua, ok, ci muoviamo, figo, davvero figo, però dice la stella più luminosa, ma se l'isca, ok, no, aspetta, facciamo una cosa. Allora, la stella irradiante nella costellazione Hippocampus. Allora, la stella più irradiante della costellazione Hippocampus. Quindi, vediamo subito qual è la stella più irradiante, muovendoci e andando a vedere costellazione per costellazione. No, no, continuiamo a muoverci. No, no, no. Mannaggia, non ce ne sono più di costellazioni. Ok, anche qua. Abstractio, Castor, Macroglossum, iniziamo dal basso, ecco qua, Helix,
tutte considerazioni che non c'entrano una fava. Allora, capsa, brachio, coso qua, hippocampus, chimera mostruosa, dovrebbe assomigliare a un cavalluccio marino, io mi aspetto, infatti eccola qua. La stella più brillante, che dovrebbe essere tecnicamente questa, quindi 019, 051, 059, 051. Ok, dobbiamo andare sul computer. 0 no, smettila, al momento non c'è nessuna richiesta di segnale, quello non è pianoforte. Ah, ok, scusami. Allora, sì, ma vorrei capire come si manda una mail indietro. Ok, negozio, vediamo un po' come si possono spendere i soldi. Maionese, lavastoviglie mini, fumetti. Ma che spettacolo. Log. Ah no, eccolo qua. Allora, sei nello spazio profondo, nuova mail. Allora, la mandiamo a... mannaggia, non mi ricordo l'indirizzo mail, come andarlo. Star update 76, ok. In caso adesso se... Nuova mail, star update 76, eccola qui. E gli mandiamo la mail, gli scriviamo X, allora, mettiamo il maiuscolo, X due punti. 0.19 y 2 punti 0.51 invia. Non penso tu abbia inserito le cose. Non puoi semplicemente scrivere tu la mail? Non ho intenzione privata. 9.0 staccato, che v invia. Sinceramente, PS inviato per adesso, finito tutte le parole agganciate. Per niente, in passato ho fatto pratica con vari giochi d'avventura, è vero. La mia opinione di te è appena migliorata un pochetto, Carla, come football drama. Mamma mia, football drama! Che bello che era! Ah, sono gli stessi allora di football drama. Romanzo senza titolo, che non so che cosa sia. Dovrei proprio cancellarlo e ricominciare. L'abbiamo scritto noi, lo stiamo scrivendo noi. Non essere troppo severo con te stesso, Carlo. Sono solo realista. Ok, allora scrivi proprio di cacca. Io posso dirlo, ma tu no. Chiedo scusa, ma non mi ero reso conto che il realismo fosse un'attività onanistica. La possiamo anche correggere. Discovery routine. Prima di poterlo utilizzare, devo creare un percorso dati bidirezionale tra l'antenna HF e il modem e il mainframe. Lo trovo un gioco molto leggero, devo dire. Cioè, alla fine è un'avventura grafica. Non è un hidden object, che tra l'altro non amo tantissimo. Ma è fatto veramente bene, soprattutto perché io amo lo spazio e soprattutto queste cose un po' così. Mi piacciono molto. C'è anche il microfono che si può rimuovere. È figo. E in pratica adesso nei task giornalieri dobbiamo fare imposta una comunicazione unidirezionale con Brainco. Dopo aver completato, imposta un collegamento mainframe modem HF antenna. Allora, il modem è questo. Dopo aver completato mainframe modem. Questo è il modem. Non si può pronunciare qua, però è bellissimo. Vabbè, cosa si può fare qua? Modem nello spazio. Non so, adesso io vorrei comunicare, ma mainframe modem HF antenna. L'antenna sembra essere di qua. Ecco qua, accendo. No, SOS no. Un'area amatoriale non mi è mai servita per l'emergenza, quindi lo uso solo per chiamata alla brain. Ah, ok. È un socket. Si può parlare? Ma vorrei capire. Vorrei capire come fare.
Sì, dice di comunicare, ma io non ho la minima idea di come si faccia. Mainframe modem. Perché tra l'altro mainframe modem HF antenna. Sì, sarebbe bello, ma non si può fare niente qui. È una valvola, è una valvola. Al momento questo pannello non è operativo. Ah, ok. Questo si attiva solo quando siamo in assenza di energia. Eh sì, mi piacerebbe par tanto parlare. Adesso spengo questo perché mi ricorda molto questo gioco, anche Nautica Roll, che è molto bello. Ok, non si riesce ad aprire a mani nude. Sì, vorrei che. Ah, va qui, ok. Cioè, praticamente questo comunica con questo. Il mainframe è qui. Devo capire come si fa. No, boh, non lo so. Adesso dovremmo andare a vedere. Sincronizzazione portante. Ah, figo, figo. Allora, ragazzi, qua bisogna studiare un pochino il manuale e quindi andare a capire come si fa a comunicare con gli altri. Non è il momento giusto. Se pensavi di venire qui a fare il musicista hai sbagliato lavoro, perfetto. Allora, il gioco io lo trovo assolutamente, assolutissimamente geniale. Fatemi sapere che cosa ne pensate, soprattutto se volete altri episodi, perché questo è un gioco che va snocciolato, ma è anche vero che se ve lo spoilero tutto non lo comprate più, ma non tanto per il discorso dell'acquistare, ma per godervelo voi stessi dopo. Quindi io vi consiglio di vedere prima di tutto il prezzo, non so ancora dirvi molto. Però il gioco veramente è fatto molto molto bene. Tra l'altro mi sono spariti anche 100 dollari, devo capire come ho fatto a spenderli, cosa ho comprato. Comunque vabbè. Allora ragazzi, con questo vi saluto. Still There è questo. Fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.